Viazzoni, assegnista di ricerca presso l'Università di Siena. È un onore e un piacere poter presentare nel prestigioso contesto della Biblioteca della Toscana il mio volume, edito nel 2021 da Giuffré, collana Diritto delle Nuove Tecnologie, intitolato Domotica e Diritto, la Smart Home tra regole e responsabilità. Parliamo dunque di domotica, disciplina che si occupa dell'applicazione dell'elettronica e dell'informatica ai dispositivi e agli impianti utilizzati nelle abitazioni, provvedendo alla loro automazione. Oggi l'ambito applicativo della domotica è molto esteso. Pensiamo a frigoriferi, televisioni, termostati, robottini per le pulizie che realizzano vere mappature delle case, lampadine che persino adattano l'intensità della luce alla qualità del sonno monitorata nell'utente. Caffettiere intelligenti che adattano la quantità di caffeina nel caffè sempre in base ai bisogni riscontrati dell'utente, fino ai noti smart home speaker che si attivano coi comandi vocali e aspirano a soddisfare ogni nostra curiosità. L'intera quotidianità dell'uomo si muove ormai in uno spazio che si arricchisce di sensori. È il mondo dell'Internet of Things, anzi, dell'Internet ormai of Everything. Una moltitudine di dispositivi intelligenti collegati. Una disciplina, la domotica, che in realtà si è finora poco confrontata con gli studi giuridici. Ciononostante, ho cercato di offrire un contributo attuale allo studio proprio delle regole giuridiche della domotica. Molteplici sono stati i versanti di riflessione, dalle problematiche in tema di trattamento dei dati personali alla contestualizzazione del fenomeno in ambito contrattuale, fino ai risvolti sul piano della responsabilità. L'indagine condotta si è sviluppata proprio attraverso le tre linee direttrici tra loro interconnesse dei dati personali, del contratto e della responsabilità, tentando di individuare le specificità del contesto e di fornire risposte ai plurimi interrogativi che si pongono all'attenzione del giurista, con l'obiettivo finale di pervenire ad un sistema di tutela, per così dire, integrato ed effettivo in favore dei soggetti coinvolti.